Thank you.
I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. I walked the avenue till my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone. I can hear the blood in my veins, just as black and whispery as a rain on the streets of Philadelphia. Thank you.
nella mia città c'è una casa bianca con un glicine in fiore che sale, sale, sale su. Questa sera in San Sostene l'associazione realizza un obiettivo di grande valenza culturale,
che mette in luce quel nuovo patrimonio intellettivo sparso qua e là sul territorio nazionale ed internazionale che appartiene a San Sostene. E noi siamo fortemente orgogliosi di portarlo a conoscenza di tutti, anche perché lo facciamo in onore di un sansostenese meritevole e indimenticabile, il dottor Antonio Carvelli. Un uomo di grandi capacità umane e professionali, i cui meriti non furono mai adeguatamente riconosciuti. Laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode presso l'Università di Pisa, esperto di endocrinologia e di medicina dello sport, ha conseguito per ultimo la specializzazione in pneumologia. La sua umiltà reale e non simulata, il suo disinteresse per onore e potere, il suo rispetto degli altri fanno intuire quanto grande e brillante fosse la sua intelligenza e fanno comprendere perché l'associazione ha sentito il bisogno di dedicare al medico, al professionista, all'amico, all'uomo, a Toto la premiazione. Ecco, viene portata la targa che verrà consegnata alla signora Manna che è qui seduta, mentre noi ci sposteremo adesso sul palco per premiare gli altri ragazzi. Ecco, i fiori per la signora, la nostra mascotte. Ecco la piccola che consegna il fiore, consegna la targa. Allora, grazie ancora alla signora Manna Carvelli. A questo punto cominciamo con i neolaureati che saliranno sul palco e riceveranno la targa insieme al libro a ricordo del dottor Carvelli. Cominciamo da Vincenzo Apicella, che viene premiato dalla signora Caterina Capano in Carvelli. Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, corso di laurea in architettura, la tesi presentata dal dottor Apicella e si intitola Spazi di incontro e meditazione alle pendici di Aspromonte, anno accademico 99-2000. La consegna della targa avviene per mano della signora Caterina Capano in Carvelli. Eccola. Salutiamo Vincenzo Apicella. La prossima premiazione, Caterina Frustagli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia, corso di laurea in Psicologia, titolo della tesi Lo stereotipo dell'handicappato, vincente nel cinema statunitense 1988-99, anno accademico 2000-2001. Premia Don Peppino Russo. Ecco la consegna della targa a Don Peppino Russo che sale sul palco per premiare Caterina Frustagli, la dottoressa Caterina Frustagli. Stasera, nel ricordo di un carissimo giovane che ho conosciuto, si può dire per primo, perché lo accolsi di ritorno da Salerno, io sono stato mandato qui nel primo novembre del 61, e il primo allievo cui con semplicità diede le poche lezioni, non da professore, da laureato, ero un semplice orecchiante,
le lezioni di italiano, latino e greco è stato proprio il dottore Carvelli, il quale ha risposto alle mie aspettative e alle mie povere lezioni con l'intelligenza e la sapienza che lo ha sempre distinto e si è fatto poi strada sempre, e io ne seguii il suo corso di laurea e sempre che veniva lo ricordava ad altri. In questi giorni prestava la sua opera a questo povero prete nel ricordo grato e riconoscente, ma che non meritavo nessuna gratitudine e nessuna riconoscenza. Ma è certo che il dolore che ho avuto quella sera delle esequie in cui ho dovuto raccogliere la mia forza di uomo e di prete per dire che doveva essere lui a seguire la mia barca, semmai, e non essere io a tessere l'elogio di lui sotto la volta della nostra chiesa, perché più anziano di lui, se volete più vecchio, più malandato, perché sono un cattivo arnese per salute e per tutto. Questa sera è stata una ventata di primavera per me, e non dovete dire grazie a me, sono io che ringrazio voi, e sapete perché sono venuto? Perché mi lascerei vincere dalla malinconia e dalla tristezza e mi abbandonerei a quel pianto che mi piace, perché l'uomo che non ha pianto potrei dire che non è manco uomo. Non confondiamo. Non dovete dire grazie a me, sono io che ringrazio voi. E la motivazione per cui io mi trovo qua, sapete qual è? Godo perché voi godete. Io sono lieto perché voi siete lieti. Mi sarei vergognato di salire qui stasera a Sansone se avessi sfruttato certi modi di fare e di vedere per costruire il proprio tornaconto. E mi sono reso conto dalle parole di Pino Mongiardo, che ha colpito nel segno quando ha parlato della sua modestia, della sua umiltà, segno evidente che le parole del prete avevano trovato un terreno fecondo, ed egli in questa maniera si è dimostrato. E vedere stasera tanti premiati, oggi, stasera, anzi salendo qua, ho fatto un breve riassunto di quegli eminenti uomini di cultura che io ho avuto il piacere di conoscere qui a San Sostena. Risparmiatemi il peso di ricordarli tutti, tra avvocati, medici nostri, insegnanti elementari, maestre, ragionieri, periti industriali. Guardate, li ho passati in rassegna tutti, ne ho potuto contare una sessantina io, cui si sono aggiunti stasera questi 25 giovani che fanno onore alla vostra terra, alla vostra San Sostene, e sono l'orgoglio di voi familiari che tanti sacrifici avete fatto e fate. Western moves upon the fields of Bali, you'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields?
GR1, edizione straordinaria. Successo anche per la popolazione sansostenese, un piccolo paesino che si ritrova ad organizzare una bella manifestazione, una cosa del genere, culturale anche. Sì, direi proprio di sì, questo è un successo per l'associazione, ma è un successo di tutta Sansostene, di tutta la popolazione sansostenese. Credo che sia una delle più belle e partecipate manifestazioni fatte in quest'ultimi anni. E la partecipazione dell'assessore alla Regione Calabria, alla formazione della Regione Calabria, Piero Aiello, che ha mandato un suo collaboratore, la partecipazione del sindaco di Sansostene, che ha concluso poi la premiazione, e altri amici e colleghi del dottor Carvelli, venuti appositamente anche da Decollatura. Quindi direi che sotto questo aspetto l'associazione, ma soprattutto il popolo sansostenese, può ritenersi soddisfatto. Many years have passed since old summer days among the fields of autumn. See the children run as the sun goes.